congiuntamente alla città di Cremona, vive un momento particolare, un momento storico. Per la prima volta l'opera di Sofonisba Ambissola della Madonna dell'Itria lascia Paternò per raggiungere la città di Cremona, che ha dato i natali a Sofonisba per essere restaurata. È un momento storico anche perché quest'opera è stata realizzata sulla scia della peste. E oggi la stessa opera lascia momentaneamente, temporaneamente la città di Paternò in questa circostanza che vede tutti quanti noi combattere questo virus. Ha colpito tutto il mondo, questa pandemia, in modo pesante la città di Cremona.